Antonio Pagano. Venere, digital art 80%. Addentriamoci a un'opera contemporanea in cui l'artista riesce a veicolare un messaggio odierno mediante la lavorazione in digital art. Osserviamo una Venere del tutto contemporanea intenta a parlare mediante un megafono. Non sappiamo cosa stia dicendo, ma nella raffigurazione del volto possiamo facilmente dedurre che si intenta a far sentire la propria voce. È come se tutta l'attenzione fosse concentrata sull'atto che la Venere compie, sottolineando la sua essenza moderna, una Venere che vive nei giorni nostri, dialogando con l'osservatore, intento a guardarla, cogliendo le differenti sfumature. La religione, digital art, 80%. Immergiamoci in una nuova opera simbolica plasmata da Antonio Pagano, artista contemporaneo che indaga sulla contemporaneità. Partendo dal titolo dell'opera, sappiamo che Pagano ha voluto raccontare il concetto di religione, uscendo fuori dalla sfera spirituale, vertendo in una metafora della società odierna. Osserviamo il volto in primo piano, dallo sguardo severo, fermo nella sua rigidità interiore, tutto intorno frammenti pittorici, cromie che si sciolgono. Dopo un battito di ciglia, simboleggiando come la religione si, si adatti agli individui che l'hanno plasmata, dissolvendosi dinanzi le ombre di una società flebile e volubile. Teschio in viaggio Digital Art 80%, un'opera simbolica, un teschio che c'è la simbologia universale richiamando la storia di ogni cultura. Così l'artista pagano ci porta a una terza opera evocativa che ci conduce nel ripercorrere il sentiero delle nostre radici. Sappiamo che per gli aztechi ed egizi il teschio incarna il ciclo di morte e rinascita, così come la simbologia del cranio umano evoca la nostra evoluzione umana e spirituale. Osserviamo una composizione simbolica animata da raffigurazioni che rimandano alla vita terrena, un teschio in viaggio che ripercorre le tappe salienti della vita, il tutto plasmato da uno sfondo di matrice pop. Luigi Tirelli, Venezia, olio su tela 35x45 cm. Addentriamoci nella narrazione paesaggistica della città di Venezia, uno sguardo romantico su un luogo meraviglioso che da sempre affascina il mondo intero. Così l'artista Tirelli ci dona una sua personale visione della meravigliosa Venezia. Circa il tratto pittorico osserviamo una lavorazione minuziosa. Una scena realistica, un iperrealismo emozionale che avvolge e conduce nella suggestione luministica che irrora la città. Penelate fluide, campiture minuziose coadivano nella lettura viristica dell'opera che inebria i sensi, avvolgendo di meraviglia l'animo di chi guarda. Miseria e nobiltà, olio su tela 100x75 cm. Immergiamoci in una scena di genere plasmata dalla sensibilità dell'artista Tirelli, un contemporaneo affascinato dalle suggestioni del passato che si fa presente. Interessante è lo studio prospettico dell'opera, la profondità della stanza dove le due figure divengono i soggetti portanti. L'artista studia la direzione della luce che irrora la stanza e proietta le due figure che sono colte nell'atto di uno scambio. Tirelli sottolinea le umili condizioni di uno dei due protagonisti, esaltando con la luce quell'atto magnanimo del protagonista sulla sinistra. Crocifissione. Olio su tela a 100x80 centimetri. Immergiamoci in una nuova composizione emozionale plasmata dalla sapiente mano di Luigi Tirelli che ci mostra la sua personale visione della crocifissione di Cristo. Un momento doloroso per la storia della religione cristiana, Tirelli si focalizza sulla resa del pathos. Lavorando in modo articolato la porzione inferiore dell'opera e mostrando un taglio prospettico interessante, l'artista si pone infatti dietro uno dei ladroni crocifisso con Gesù, cogliendo quel momento di dolore e traslitterandolo in materia pittorica su tela, emozionando l'occhio e la percezione dell'osservatore. Pablo Tirelli. Ragazza che suona il violino, carboncino e sanguigna su carta 50x70 centimetri, facciamoci avvolgere da una narrazione musicale. Plasmata dall'artista Tirelli che in una narrazione assolutamente realistica immerge l'osservatore in un'opera sinestetica. Partendo dalla lavorazione figurativa, si noti come l'artista abbia descritto con estrema minuzia i dettagli caratterizzanti la ragazza, in particolare il volto, attento nel suonare il violino, dove trapea la concentrazione mista alla passione per la musica. Sembra quasi di riuscire ad avvertire quella melodia che si fonde all'arte, divenendo essa stessa il mezzo di diffusione dell'arte musicale, che aderisce alle percezioni sensibili dell'osservatore. Prima del ballo, carboncino e sanguigna su carta. Interessante la narrazione figurativa plasmata da Pablo Tirelli, dove l'artista plasma un'opera dagli intensi connotati introspettivi che mostra una ballerina nell'atto prima di danzare. La ragazza con eleganza sistema le sue scarpette. Tirelli richiama quelle composizioni di Edgar Degas che appunto raffigurava le ballerine, soggetti in voga in quel periodo. L'artista focalizza la sua attenzione sullo studio della preparazione al ballo catturando il momento prima delle prove. Riflesso, olio su tela 40x50 cm. Interessante la narrazione favolistica plasmata da Pablo Tirelli, artista enigmatico che racconta sfumature di realtà, adattandole alla percezione sensoriale dell'osservatore. Sembra essere capatabultata nelle reminiscenze delle maschere veneziane, dove Tirelli rimane fedele alla narrazione figurativa e si nota anche la precisione della narrazione tecnica, il tratto pittorico lineare, c'era cioè lo studio teorico dell'artista. Interessante anche la materializzazione del riflesso nello specchio che ci consente di vedere ciò che noi non riusciamo a vedere, ma che solo l'artista può descrivere. Carmela Diziani La donna, la luna e i lupi. Acrilico su tela 70x70 70 cm. Un'opera che deriva dalla riflessione intimista dell'artista Tiziani, che diviene un preludio all'interpretazione figurativa della stessa. I cambiamenti sono decisi nelle profondità della terra, si diffondono tra gli uomini, portati dalla luna, attraverso i sogni delle donne che danzano con i lupi. Adentriamoci quindi in una narrazione introspettiva che si anima nell'indagine pittorica di Carmela Tiziani. L'opera sembra voler essere un ricongiungimento tra cielo e terra, anima e corpo, mente e spirito. Intenso è il misticismo emozionale che permea nel supporto dell'artista, che ci prende per mano e ci guida in un mondo introspettivo carico di suggestioni pittoriche. Suggestioni pittoriche che noi ritroviamo nell'opera. I giochi dell'infanzia, acrilico su tela 80x80 cm, un'opera introspettiva volta a condurci nell'essenza simbolica dell'essere umano. Carmela Tiziani plasma un bosco interiore, sinonimo dell'animo della donna raffigurata di spalle. Il tratto pittorico è preciso, delineato: si condensa sul supporto raccontando l'immensità dell'anima. La scelta cromatica non è casuale, la Tiziani vuole proprio richiamare la nostalgia e la serenità dell'animo stesso evocando la trasformazione spirituale insita nell'animo della donna, l'artista ci prende nuovamente per mano e ci invita a sentirci parte di quel divenire cromatico. Un angelo giusto che ci aiuta a portare l'equilibrio nella nostra vita. Acrilico su tela 80x60 cm. Immergiamoci in una narrazione emozionale in cui Carmela Tiziani ci conduce nel realismo spirituale raccontato dalla raffigurazione di un angelo che guidato da fortezza, sapienza e temperanza riesce a condurci verso l'equilibrio interiore. Osserviamo l'eleganza e la precisione del tratto pittorico. L'artista tiziani, anima di cromie accese, la composizione. Osserviamo anche alcune simbologie che ci guidano l'interpretazione figurativa: un fiore candido in lontananza, evocando la purezza. Fra le mani, il simbolo dell'infinito che indica lo scorrere e il defluire del flusso vitale dell'essenza umana.